Siamo qui questa sera per poter vedere e visionare in un aspetto completamente diverso il contesto dell'arte contemporanea proiettato su quello che è un bene storico del paese, ovvero il Teatro Comunale di Corato. Manifestazione che certamente è singolare, non nuovissima, ma sicuramente singolare, soprattutto se relazionata al contesto pugliese. Quindi una nuova rilettura di un contenitore che già di per sé è indirizzato a svelare e ad esibire arte in qualche modo. Gli artisti sono in gran parte pugliesi, ma anche italiani o stranieri. L'occasione è stata propizia proprio per mettere in relazione anche sperimentazioni che avvengono nel contesto regionale con sperimentazioni che invece avvengono in contesti nazionali, addirittura internazionali. Che cosa raccontano queste opere? Credo che il trait d'union, il comune denominatore sia la memoria e il ricordo. Non dimentichiamo mai che questa manifestazione nasce dalla tenerezza coniugale, se vogliamo, quella di Oronzo per la moglie scomparsa. E quindi è stata, credo, una precisa scelta curatoriale di mia, di Alex, di Lorenzo, così come di Oronzo, quella di trovare opere diversissime nei linguaggi e nelle forme, ma accomunate appunto dalla rievocazione memoriale e dalla presenza costante del ricordo, coniugale, personale, che però in un contesto come questo si rende collettivo e generale. Che cosa dice adesso l'arte contemporanea al mondo? Beh, questa credo sia una domanda a cui è veramente difficile rispondere, credo nessun addetto ai lavori potrebbe dare una risposta compiuta ad una domanda, esegeticamente così complessa. Certo, l'arte contemporanea racconta il proprio tempo, perché non dimentichiamo mai che tutta l'arte in sé è stata contemporanea e quindi anche in questo momento l'arte racconta le debolezze, le incertezze, le perplessità, ma anche i punti di forza del mondo odierno. Ai critici in qualche modo credo spetti semplicemente il ruolo di visualizzare e di comprendere ciò che l'artista in qualche modo voglia dire nelle sue opere e soprattutto quello di valorizzare quelle ricerche che in qualche modo dicono più di altre. Perché tramite il pensiero io testimonio la mia memoria
e la memoria degli altri. Ecco, l'arte deve avere quella sensibilità notevole per stimolare determinati concetti e valori che ognuno di noi ha dentro di sé. Quali sono i linguaggi, secondo lei, più adatti a mettersi in contatto con il pubblico in questo momento dell'arte? Beh, i linguaggi attuali sono tanti, variano dalla videoarte, dall'installazione, di cui si è perso molto quella che è la caratteristica tradizionale della pittura. E adesso ci sono messaggi tecnologici di cui l'artista sente sempre la necessità di usare tecnologie del suo tempo, del suo periodo. Ci sono i ready made della Duchamp che si porta avanti ancora. Quindi non abbiamo un assolutismo nell'arte, ma una pluralità di linguaggi, e questo è molto importante. Il suo linguaggio preferito? Il mio linguaggio preferito è quello di dare la luce dentro dei corpi che sono morti. Significa che noi stiamo vivendo nell'epoca della tecnologia questo buio interiore che ci crea delle crisi e dei conflitti. L'arte, il mio concetto è quello di dare luce, di risvegliare quei valori che noi abbiamo interiormente. Fantastico, vero?